Grazie, andiamo avanti. È successo che dopo il Tribunale di Ivrea ce n'è un altro, anche quello di Firenze, che ha condannato l'INAIL a pagare, a corrispondere una pensione di invalidità ad un lavoratore, riconoscendo di fatto ancora una volta il nesso tra l'uso non corretto del telefonino e l'insorgere di un tumore al nervo acustico. Firenze come Ivrea. Due sentenze analoghe in pochi giorni, due sentenze storiche. Stare attaccati al telefono per troppe ore fa male alla salute. Per la seconda volta in assoluto è stato riconosciuto il nesso fra l'uso del cellulare e l'insorgere della malattia, una forma di tumore benigno al nervo acustico. Dopo il Tribunale piemontese, anche quello del capoluogo toscano ha condannato l'INAIL a corrispondere una rendita professionale ad un lavoratore per inabilità permanente nella misura del 16%. Il caso fiorentino riguarda un addetto alle vendite che, per ragioni professionali, aveva trascorso per oltre 10 anni dalle 2 alle 3 ore al giorno al telefono. Il perito nominato dal tribunale e quello scelto dall'impiegato hanno confermato l'elevata probabilità di un collegamento fra l'uso del cellulare e la malattia insorta, scientificamente definita come un neurinoma dell'ottavo nervo cranico. Caso questo molto simile a quello preso in esame ad Ivrea, dove il tribunale ha dichiarato per la prima volta il telefonino colpevole e ha riconosciuto la pensione di invalidità ad un lavoratore che ha perso l'uso dell'orecchio destro dopo aver utilizzato per 15 anni l'apparecchio diverse ore al giorno. Da parte sua l'INAIL afferma di non avere alcun interesse a discostarsi dagli orientamenti scientifici e a negare la realtà quando questa viene consolidata. E così l'istituto ha annunciato di aver recentemente triplicato gli stanziamenti in materia di salute e di sicurezza. Valentina Bendicenti, Sky TG24.